City Report, siamo ad ottobre, una bella visione dall'alto a 16 piani, ma non funziona ancora nulla di buono. Siamo nel municipio 8, quarto giaro, Cavalcavia Palizzi, Beniamino della Torre, in questo caso numero 1. Insieme a me vedete l'attivissimo consigliere della Lega in comune e in regione, Max Bastoni, che viene a vedere a tutti questa situazione che ci riserverà tante sorprese. Max, prima visione di questo palazzo, l'ultimo forse costruito tra virgolette per le case popolari MM, quindi 15-20 anni fa, come lo trovi? Ma guarda, quello che il primo pensiero che viene in mente è il fatto che il Comune di Milano da anni si vanta del suo patrimonio di case popolari e soprattutto della gestione MM. Noi oggi vedremo un po' di situazioni nelle quali sono costretti a vivere i residenti proprio in questi palazzi, con la pioggia che entra in casa, con la muffa, con dei problemi dal punto di vista strutturale. Io come consigliere comunale ho già detto ai residenti con cui ho parlato che mi impegnerò a fare un'interrogazione e a scrivere direttamente a MM e all'assessore alla casa, perché penso che se ci si fa vanto di una situazione che poi in realtà vede questo tipo di case popolari lasciate andare a se stesse, penso che la cosa non vada per niente bene. Soprattutto non vorrei che lasciassero andare le cose fino a ridosso delle elezioni, no? Per poi magari venire qua e farsi campagna elettorale. Purtroppo è da più di un anno che qui i cittadini milanesi vivono in queste condizioni e a noi questa cosa non sta bene. Ecco, aggiungiamo una nota di colore di dettaglio. Paolo, vieni qui. Guarda, questo è il Palazzo Gemello, quindi questo è quello costruito sempre da Euro Milano nello stesso periodo, privato. Guarda che bellino, c'è la piscina, c'è. Guardate che roba è questo qua invece. Mattonelle che mancano, porte che mancano. E anzi, oggi da quanto abbiamo saputo, qualcuno è passato in settimana a pulire per cercare di non far vedere la situazione perché sapevano che venivamo noi, quindi qualcuno l'ha saputo, è venuto a dare una ripulita. Però le grandi cose le vedremo tutte uguali, eh. Tra l'altro, i vigili del fuoco che erano passati qui, da una notizia che mi è arrivata ieri, per l'incendio del locale pattumiera. Il locale pattumiera ancora non ne hanno arma per nulla, è stato solo pittato, quindi chissà cosa può succedere ancora, speriamo di no, andiamo avanti. Nuova l'hanno fatta, 9-2020. C'è anche l'attrezzo nuova. Non c'è una roba norma qua, guarda qua. Le parabole sono tutte degli abusivi, le smontano. Vabbè, vediamo qualcosa di strutturale che non funziona. Le infiltrazioni qui arrivano, vabbè, perché non è stato piantumato bene. Qui. No, è fatto da schifo, guarda com'è. No, voglio vedere. Ah, guarda, qua è una battuta di quel cancello, guarda. Perché dovrebbe servire questo cancello, Marzio, per dare un po' di controllo, perché ci hanno messo i locali tecnici qui invece di farci gli appartamenti. Guarda il cancello. Ciao Max, stavo per dire a Max, guarda il cancello pechino fatto qui. E qui vengono a fare i festini tutti gli spacciatori della zona, eccetera, per le serate romantiche. Hai visto la roba che si portano da bere? Ma perché qui i giovani non ce ne vengono da fuori? È tutto aperto. We'll be right back.
Cari amici, vi facciamo vedere un altro piccolo particolare di quelle normative di sicurezza obbligatorie in Europa, in Italia, che i Vigili del Fuoco sempre ci raccomandano nel caso di incendi. Sapete che c'è stato poco tempo fa un mega incendio qui del locale Immondizia e altri un po' più piccoli. Ecco, questo è il famoso tetto che andrebbe sollevato per far defluire i fumi in caso di incendio, perché queste sono le scale e gli ascensori andrebbero bloccati. Ecco, se vedete le staffe che sono sul laterale, Paolo riesce a fargli vedere le staffe laterali, non è stato sistemato il meccanismo, è stato totalmente smontato, non c'è proprio più. Sì, è vero. Bisognerebbe capire le motivazioni, e comunque questo è un esempio di come non viene, o perlomeno viene mal gestito il patrimonio delle case popolari del comune di Milano. Perché questo è fondamentale, questa cosa. Anche perché, Max, l'ultima volta che abbiamo fatto il corso dei Vigili del Fuoco ci hanno detto proprio che nei palazzi il più grosso problema che c'è in caso per far defluire le persone è proprio quello dei fumi. Muore più persone per i fumi che per le fiamme. Certo. Questa è una cosa molto grave, molto pericolosa, tra l'altro. Tra l'altro non si capisce perché, cioè smonti il meccanismo perché non funzionava, non ha mai funzionato, non si è mai alzato questo tetto. Invece di ripararlo... 3 anni fa era aperta la porta. Un vento spaventoso chiamò i Vigili del Fuoco, che fecero un rabbercio da ignoranti col fil di ferro e legarono la calotta alla sede. Logicamente, dopo qualche mese, un altro colpo di vento spaventoso fece... sollevò la calotta e la fece cadere a terra e andò nel giardino del tre. Allora noi siamo stati circa 2 anni con delle asse alte così che coprivano la finestra, diciamo, dove c'era la calotta. Logicamente con la pioggia si erano inzuppate, infradiciate d'acqua e l'acqua scendeva qui, si incuneava qui, scendeva a torrente fino al 14° piano. E noi qui siamo al 16°, due piani. E difatti un'inquilina scendeva, non si era resa conto che era tutto bagnato, cioè è caduta, si è fatta male una caviglia. Vabbè, lei ha detto no, anche perché era molto probabilmente in arretrato con l'affitto e se ne è stata schiscia. Finalmente, dopo sollecitazioni, dopo litigate, sono venuti e hanno messo a posto. Hanno messo a posto e hanno però escluso tutto, ogni parte elettrica. La porta, non so se l'ha vista, la porta d'ingresso, prima era chiusa. Allora, avevamo noi la chiave, io ho un altro rappresentante, io l'altro rappresentante e la signora di qui. Avevamo la chiave per aprire. Quando venivano gli uomini dell'ascensore, mi suonavano, mi davano la chiave, entravano, tutto a posto. A un certo punto è arrivata l'MM e ci ha detto: ma state scherzando voi? Avete chiuso? Eh sì, perché se no vanno su tutti, fanno dei disastri. Ah, ma non preoccupatevi voi, che ai disastri ci pensiamo noi. Fatto sta che abbiamo beccato 2 o 3 volte un uomo, diversi uomini, cambiarsi, dormire su e poi il mattino sistemarsi, coppiette, ragazze mai viste e conosciute, io ne ho beccata una che si stava mettendo a posto il seno, e io ho detto: ma scusa, ma non lo puoi fare a casa tua quella roba? Ma io non ho una casa a 16° piano. Durante il lockdown lei voleva vedere su cosa c'era e noi avanti e indietro a dire: ma cosa state facendo? Lo sapete che questa è proprietà privata? Andavo su a fare ginnastica, a fare i picnic. Quindi delle cose atroci. Abbiamo detto: sistemate quella porta, non è possibile. Sì, 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 signora, sì, sì, sì. E intanto, il tempo, inesorabile. Un giorno mi telefona una ragazza del 15° piano, improvvisamente
il pavimento a un metro dall'ingresso ha fatto l'incavo. Cede. Sì, è collassato. Sì, e sa cosa mi ha detto? No, ma no, ma questo è perché è la soletta, vedi? È la soletta che è di pessima struttura, ma sì. Possiamo dire che è stato costruito coi piedi? Perché lo vediamo. Con materiali super scadenti. Secondo me hanno fatto una caccia al tesoro per trovare il peggio del peggio del peggio. Infatti, dall'altra parte questi problemi che sono palazzi gemelli non ci sono. Incredibile. Cioè, noi ci eravamo illusi che con un personaggio a nome Giovanni avessimo un referente. Finalmente abbiamo un quello referente. Che è chiamato Galesi. Finalmente abbiamo un referente. Il referente si è visto due ore, il tempo di conoscerlo. Galesi, sei quello che fa l'assessore al municipio 8. Ah, Gerardini, sì, sì. Tu ti ricordi come si chiama di cognome Giovanni? Aveva uno che l'ha chiamato qua per venire a vedere le situazioni, per in realtà tenerli buoni. Ci sono i Severnini. Perché giù. Devono fare, sai, il discorso qui, Max, adesso facendo un discorso magari un po' più di purtroppo di opportunità politica, loro stanno aspettando a fare restanti lavori più avanti perché c'è la campagna elettorale. Quindi hanno mandato questa a dire state buoni, vi piove in casa, ma questo Giovanni sarebbe uno... Questo Giovanni, io mi ero è uno illusa. Che lavora per MM. Non mi sembra. Lui è venuto a nome MM, ci ha dato... Giovanni Coso, lui sono due, sì. Quello, dunque, secondo l'ha mandato Galesi. La cosa è stata così, che noi l'abbiamo visto, lui si è presentato, ma ha fatto tutto un sacco di cerimonia. Dico, oh, finalmente! Guardi, allora ci teniamo in contatto per i lavori. L'ho portato a vedere un lavoro urgentissimo, due persone super anziane, perché ha 80 anni, voglio dire, 84, 80, che hanno delle infiltrazioni spaventose dal piano di sopra, non si sa. Lui è andato giù, ha detto, adesso sistemiamo. Non so, è passato un anno e mezzo. Addirittura. Sì. Guardi, se ha la bontà di dopo la porto giù, perché questi qui sono... Allora, le prime volte non hanno pagato. Dopo sei mesi gli hanno mandato 2.000 euro per dei lavori che avevano fatto, è venuto il perito della MM e si sono fatti 200 euro di sconto. Tra l'altro, aggiungiamoci, visto che siamo nel discorso, che... Sollazzo è rimasto... Era venuto anche Sollazzo qui. Simone Sollazzo. Sconvolto. Siamo venuti con gli ingegneri strutturali di MM a fargli vedere tutte le crepe che ci sono in un palazzo di 15 anni, giusto? Ti ricordi che sceneggiata si è persino nascosto e a noi dopo è arrivata una lettera della MM dicendo che erano sì, ma sono crepe così, a una persona, a una famiglia con quattro bambini, tre dei quali hanno un'asma da muffa, da infiltrazioni. Perché la casa sono tutte piene di muffa perché entra l'acqua dappertutto. Ecco, sa cosa gli ha risposto il loro geometra? Ingegnere della MM Casepina. Gli ha detto, ma signora, col sorriso bellifero, ma questo le fa pure. Ma dice, ma anche in camera da letto? Questa qui sono persone pacifiche, semplici, però giovani, bravi. Ma qui ha piovuto quando pioveva? Sì, quando pioveva, però abbia pazienza. Io non posso dire, pensare, sperare, pregare che non piova per non avere l'acqua. Certo, ho dovuto togliere il quadro, tirar via la cosa. Poi Tiziana, c'è da aggiungere che ci sono persone che dell'umidità dell'acqua hanno addirittura la porta che si va in dissesto rispetto alla chiusura. Sì, sì. Ed è così la situazione, diciamo, da un anno e mezzo. Sì, non abbiamo l'antincendio da 4 anni. Anche quella già denunciata. E sa che cosa mi hanno risposto?
ha chiamato i vigili hanno visto, i vigili poi, sa, lupo non mangia lupo, si sono barcamenati. Hanno cambiato l'azienda, sì, sì. E già questa è una missione. E loro mi hanno detto, vabbè signora, però ci sono le porte tagliafuoco che sono tutte malmesse perché siete voi che le smanettate, siamo noi che smanettiamo la porta tagliafuoco. Dov'è la porta? Sono lì fuori. Ma lei sta scherzando. Ma non sono mai andate bene. Le calamite, su 16 piani, ce ne saranno, guardi, 9 che hanno funzionato. Le altre sono smagnetizzate. Cioè, se succede... Quanti anni hanno queste case, diciamolo, perché... Dal 2000. 20 anni. Ma forse no, 2004, perché sì, siamo sui, tra i 16 e i 18 anni di costruzione. Io sono entrata nel 2007. Ma qua è incredibile, guarda che roba qua. Ecco. Guarda qua. Si vede proprio. Ecco, ma lei rimarrà come il signor Sollazzo, che è rimasto sconcertato giù dai sedanini, Tullio. Cosa... Ci sta aspettando, infatti, sì, ho visto che era sull'ascensore. Lei, che fanno così andare a letto, due persone che hanno lavorato tutta la vita, 84, 80 anni. Dai, ma non si può. No, ma poi la cosa che stupisce è proprio su queste porte qui, che addirittura dall'umidità non rimangono in asse, quindi fanno fatica ad aprire e chiudere. Io le lascio il mio bigliettino, sì, certo, sì, signora. Sì. Andiamo allora, dai. Adesso andiamo a vedere. Vai, Tiziana, facci strada su, tu allora. In terrazza sarebbe opportuno un giorno, magari, vedeste la stanza motori.